Buongiorno ragazzi e ragazzi, nuovo video. Allora, oggi registro un video di pulizie generali di casa, dato che appunto devo fare delle cose che adesso insomma vi mostrerò. Avete visto che già ho messo la prima lavatrice. Poi ragazzi, sono 3 giorni che qui a Roma sta facendo 30 gradi, proprio estate piena, io sto in pantaloncini a maniche corte, cioè si sta da Dio. Infatti adesso devo togliere proprio ragazzi anche la coperta questa di lana, perché sono 3 giorni che moriamo dal caldo, però nei giorni scorsi non ho avuto il tempo, quindi lo devo fare oggi. Tolgo la coperta, anche se il letto l'ho cambiato 5 giorni fa, quindi è pulito, le lenzuola non le vado a cambiare oggi, vado solo a togliere la coperta di lana e la metto di fuori al sole, poi la porterò a fare un lavaggio a secco in tintoria, così poi la metto di sopra in mansarda, pronta per il prossimo utilizzo. Quindi oggi ci faremo un po' di compagnie qua e là, di compagnie che ho detto, vabbè, scusatemi ragazzi, ogni tanto mi intreccio, sono sfasata. E niente, diamoci da fare, non mi dilungo, forza. Eccola qua, questa è la coperta che è quella che devo andare a togliere, perché insomma immaginate che non si può rimanere con questa. Allora ragazzi, letto ripristinato, ho cambiato solo le federe, quelle bianche, perché quelle io comunque le cambio ogni settimana, sarebbero i cuscini dove proprio appoggiamo il viso per dormire. Allora, la camera, adesso gli do una spolverata molto veloce, perché in realtà l'ho pulita l'altro ieri, quindi non è sporchissima, proprio spolverata velocissima, e poi ci dirigiamo nelle altre stanze. Per spolverare velocemente oggi utilizzo questo detergente igienizzante di Wemex, che è ottimo perché è anche contro batteri, virus e funghi, è ideale per tutte le superfici. Camera ripristinata ragazzi, i pavimenti ci occupiamo tutto alla fine, tanto devo passare l'aspirapolvere e lavare per tutto il piano di casa, quindi adesso mi sposto nelle altre stanze. Adesso pulisco questo bagno e poi l'altro, devo pure fare un po' di ordine qui perché ho usato deodoranti, creme, cremine e ho tutto incasinato, quindi adesso voglio riordinare e pulire questo bagno.
ragazzi, bagno pulito, adesso mi sposto in un'altra stanza, naturalmente il pavimento sempre dopo. Allora ragazzi, la lavatrice è finita, adesso stendo i panni, vedete che oggi proprio sole splendente, mamma mia, fa un caldo, ma un caldo, quindi i panni per fortuna si asciugheranno subito. Ok ragazzi, panni tutti stesi, adesso con questo sole l'asciugatura sarà molto molto veloce, meno male. Ho pulito velocemente anche questo bagno ragazzi, non ho fatto la ripresa altrimenti veramente il video viene troppo lungo. Adesso voglio fare una piccola pausa caffè. Allora ho preso queste cialde, l'espresso dolce del caffè Trombetta, che mi sta piacendo molto perché è molto cremoso, ma io adesso al caffè ci metto anche un pochino di latte perché voglio farle tipo caffè macchiato. Vedete ragazze quanto è cremoso, mi piace tantissimo questo caffè. Ok ragazzi, la zona delle camere e dei bagni è completata, ora mi focalizzo qui al saloncino e...
Allora, pulizie al piano centrale di casa terminate, dopo faremo altre piccole cosette e poi concludo il video, ragazzi, se no viene veramente troppo lungo. Questo è un video più che altro motivazionale per aiutarci a, ad affrontare quelle giornate un po' più pesanti, no? Che quando non abbiamo voglia di fare le pulizie, ma comunque vanno fatte. E ecco, adesso ho tutta casa profumata, anche se sono pulizie generali, diciamo abbastanza veloce, però la vedo adesso ordinata, pulita, igienizzata, quindi mi sento anche meglio, sono appagata anche per questo motivo. Ora però è 12:40, tra poco viene mio marito e devo assolutamente preparare il pranzo. Oggi pure mangiamo fuori perché fa caldissimo, ragazzi, io sto morendo, e quindi preparo qualcosa a volo e ci vediamo dopo. Allora, abbiamo finito di pranzare, ora voglio dare una pulita al portone, ragazzi. Il portone lo pulisco con il panno in microfibra e sempre con questo prodottino che utilizzo per il legno, che ho preso da Eurospin, perché rimuove la polvere, dato che ha all'interno l'olio di sandalo, e questo pulisce e rivitalizza tutte le superfici in legno, sia lucide che porose, e quindi voglio andare a pulire anche il portone. Vedete, ragazzi, com'è venuto bello lucido? Venuto perfettamente pulito. Mi piace tantissimo questo prodotto per il legno, è ottimo. Ragazzi, allora concludo il video e poi tanto prossimamente continuerò a fare anche altri video dedicati a delle soluzioni specifiche per le pulizie. Vi terrò partecipi di altri acquisti che ho fatto, ragazzi, perché non vi voglio anticipare nulla, ma c'è una grande novità in arrivo, quindi presto in uno dei miei prossimi video lo scoprirete. E niente, ragazzi, sono felice di passare del tempo con voi, siete in tante, mi scrivete tante cose, mi date supporto anche a me. E quindi vi volevo ringraziare a tutti quanti per i commenti che mi scrivete, grazie di cuore. E niente, come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale, perché ci sono delle persone che visualizzano il video ma non si sono ancora iscritti, quindi iscrivetevi al canale, lasciatemi un pollicione in su per darmi il vostro supporto, e chi mi vuole seguire su Instagram mi trova sempre come FedericaSweet02. Vi mando un bacione immenso e ci vediamo presto con un nuovo video.